Ciao a tutti amici di Space TV e bentornati alla nostra televisione che parla di spazio e volo. Sono Matteo Labò, pilota di linea e pilota istruttore, e soprattutto bentornati a In Volo col Pilota, la trasmissione che invece parla di tutto ciò che riguarda il volo civile, sia privato che di linea che aerotaxi. Siamo qua oggi perché voglio rispondere ad alcune delle vostre domande, in particolare a una che ci avete posto in maniera abbastanza frequente e ripetuta, che ci chiede cosa succede se a bordo di un aeroplano ci dovesse mai essere un'avaria al carrello. Innanzitutto vorrei cominciare con le risposte che voi avete dato, quindi partire dal vostro punto di vista. Sentiamo un po' cosa avete risposto alla nostra Serena per le vie di Milano. Ha mai sentito parlare di avaria al carrello di atterraggio? Sì, però non mi è mai capitato quando ero su. Mi è capitato che sono andato in Spagna, è successo che questo pilota qui per me non era all'altezza, perché ha fatto proprio un atterraggio che boom boom boom, proprio che siamo tutti un po' spaventati. Poi c'è stata già la gente che gli batteva le mani, che cacchio gli batti le mani a uno che per me non era molto preparato, perché dovevi fare un atterraggio molto più bello, ecco, in poche parole. Poi altro. Sì. Ho saputo, anche perché mi interessa abbastanza degli incidenti aerei così per passione personale, e sarebbe un bel problemino, dovessi affrontarlo, però ecco. No, mai. Ho avuto un'esperienza io di carrello d'atterraggio. Tempo fa, anni addietro, dovevamo atterrare in Guatemala, eravamo in fase d'atterraggio, a un certo punto abbiamo visto il secondo pilota, in maniche di camicia, correre precipitosamente verso la parte posteriore. Noi, già spaventati, abbiamo visto questo tizio tirar giù il carrello a mano e siamo atterrati. Però abbiamo avuto molto paura. Sempre belle e interessanti le vostre risposte. Cerchiamo adesso di capire esattamente a cosa serve, cos'è il carrello di atterraggio. Il carrello non è altro che l'impianto di bordo, vediamo la prima foto, che ci permette di muovere l'aeromobile a terra. Cosa intendiamo con muovere l'aeromobile a terra? Muovere l'aereo dai parcheggi alla pista di decollo, quindi di muoverlo anche durante la corsa di decollo e di muoverlo durante la corsa di atterraggio e da dopo l'atterraggio al piazzale. È ovvio che senza il carrello gli aeroplani, insomma, sarebbero alquanto in difficoltà, questo viene da sé. Com'è costituito questo carrello e quanti tipi di carrelli esistono? Esistono principalmente due famiglie di carrelli, carrelli bicicli e carrelli tricicli. I carrelli bicicli ormai sono carrelli non più in uso sugli aeromobili civili moderni, pochissimi modelli ce l'hanno ancora, ma ormai, diciamo, è una soluzione costruttiva in disuso. Invece il carrello triciclo è il carrello che è presente sul 99% degli aeroplani, siano essi aeroplani da turismo piccolini che aerei di linea molto più grandi. Vediamo questa foto che ci mostra la parte anteriore del carrello, quindi il ruotino di prua, ruotino anteriore. È la parte mobile del carrello, è quella che da bordo noi piloti riusciamo a far girare, a ruotare in maniera tale da far ruotare anche l'aeroplano, da far girare anche l'aeroplano sui piazzali. Questo carrello si deflette a sinistra o a destra, le angolature di deflessione spaziano da pochi gradi fino a deflessioni abbastanza importanti negli ordini dei 70-80 gradi. Quindi l'aeroplano a terra ha una buona capacità di manovra che spesso viene utilizzata quando? Durante gli ingressi al parcheggio oppure durante, ad esempio, manovre sulla pista che ci obbligano a compiere quello che viene definito il backtrack, quindi un allineamento rovescio per una pista dove si arriva in fondo e si gira l'aeroplano per decollare. Al contrario di quanto si pensa, quindi gli aerei sono abbastanza agili a terra, non di certo come in volo, ma hanno una buona capacità di manovra. Invece vorrei vedere la foto 1, dove si vede il carrello principale con la gamba di forza principale del carrello. La foto che vedremo a breve, eccola qua, è quella che ci mostra praticamente
la parte forte del carrello di atterraggio, cioè la gamba di forza sulla quale tutte le sollecitazioni, quindi il peso dell'aereo a terra, ma anche il peso dell'aeromobile che atterra, quindi un peso sicuramente non indifferente, vengono smaltiti. Vedete che la gamba di forza principale è una gamba costituita sostanzialmente da due o più pneumatici, dipende ovviamente dalla dimensione e dal tipo di aeroplano, e anche da un ammortizzatore che fondamentalmente è il 99% della gamba di forza, quindi diciamo è un ammortizzatore abbastanza importante. Tenete conto del fatto che un aeroplano di medie dimensioni, per esempio di linea, può atterrare fino a pesi attorno alle 54-60 tonnellate, se non di più per aeromobili ad esempio di lungo raggio. Quindi provate a immaginare lo sforzo che questa gamba di forza deve reggere durante un atterraggio che magari può venire anche non bene, perché le condizioni meteorologiche non sono ottimali, oppure per una serie di motivi che adesso non sto qua ad elencarvi. Ora io andrei a far vedere la terza foto, vi farei vedere la terza foto, che fa vedere fondamentalmente quali sono i tipi di problemi che possiamo avere a un carrello. Questo ad esempio è il ruotino anteriore di un aeroplano dove il pneumatico è completamente scanalato, diciamo, comunque è completamente uscito dalla sede del cerchione. Questi inconvenienti possono avvenire, sono abbastanza rari, non sono molto frequenti, ma comunque possono esserci. Esistono comunque delle protezioni affinché queste cose non capitino. Per arrivare a casi estremi di questo genere ci devono essere problemi veramente seri. Vi anticipo già però che un carrello in queste condizioni, è vero, può comportare sicuramente qualche problema al pilota, più di un atterraggio normale, ma comunque la controllabilità dell'aeroplano in parte viene garantita. Viene garantita a terra, soprattutto durante la fase di decollo e atterraggio, dai comandi aerodinamici della coda, che fino a una certa velocità rimangono efficienti e che quindi ci permettono comunque di tenere l'aereo allineato in pista, sia durante il decollo che durante l'atterraggio. La quarta foto invece fa vedere un problema non al carrello anteriore, eccola qua, ma al carrello principale. Vi ho detto prima che questa gamba di forza è quella che, diciamo, sostiene le maggiori sollecitazioni. Ecco, vedete qua che l'ammortizzatore di questo carrello è entrato all'interno della semiala sinistra di questo Boeing 737 fino quasi a uscire dalla parte superiore. La progettazione di questi carrelli non è, come abbiamo visto per altri componenti in puntate precedenti, sicuramente lasciata al caso. Vi dico soltanto che questi carrelli vengono certificati per atterraggi nell'ordine dei 330 piedi al minuto circa di velocità di discesa e anche qualcosa di più, anche 660 in casi particolari. 660 piedi al minuto significa circa una velocità verticale di 240-250 metri al minuto, di che sicuramente non è una velocità indifferente. Insomma, diciamo che se fossimo a bordo di un aeroplano che tocca il terreno a questa velocità verticale, sicuramente ce ne accorgeremo. È ovvio però che in condizioni particolari possono capitare problemi che poi comportano situazioni di questo genere, casi rarissimi, ma casi comunque avvenuti. Vedete però che nonostante il collasso della gamba di forza, il carrello è rimasto fondamentalmente nella sua sede, quindi di certo non si è perso strada facendo. Questo aeroplano sicuramente a terra non era nelle migliori condizioni, ma rimaneva controllabile. Ancora di più, una volta, questo ci conferma il fatto che il trasporto aereo è un mezzo di trasporto molto sicuro. L'ultima foto invece che voglio farvi vedere, prima di passare ai firmati, ed è la quinta foto, ci fa vedere una prova di certificazione del carrello. Vi ho detto prima che nulla è lasciato al caso. Questi carrelli vengono studiati inizialmente ovviamente a computer, quindi si caricano, si studiano i carichi che sono in grado di sopportare e poi una volta progettati vengono realizzati e una volta realizzati vengono montati sugli aerei che cominciano i primi voli. Magari un modello nuovo viene costruito e cominciano le prove sperimentali, prove che sono sia statiche, cioè effettuate all'interno di un laboratorio o comunque diciamo di un hangar, che dinamiche e quindi prove effettuate in volo.
Ogni volta poi che un aeroplano nuovo viene costruito, ma anche durante cicli manutentivi dell'aeromobile, l'impianto nel carrello viene verificato e viene controllato, come in questo caso, come in questa foto. Viene verificato sia dal punto di vista funzionale, quindi dal punto di vista della capacità di essere esteso e retratto, che dal punto di vista strutturale. Ci sono delle ispezioni di tipo boroscopico che vanno a ricercare eventualmente all'interno delle strutture del carrello delle microcricche, delle fratture che potrebbero essere sintomo di problemi strutturali dello stesso. Vi anticipo già comunque che è molto difficile che ciò accada. Per quale motivo? Perché l'aeroplano è una macchina che viene continuamente revisionata, cioè un aeroplano non è mai uguale a se stesso. Nell'arco bene o male di 5 anni tutti i pezzi dell'aeromobile, a parte la cellula principale, vengono sempre cambiati. La manutenzione degli aeromobili è una manutenzione di tipo attiva, cioè non si aspetta la rottura di un pezzo per cambiarlo, ovviamente se si rompe comunque si cambia, ma si sostituisce prima di arrivare a quello che è il ciclo di vita utile per quel pezzo e quindi per il pezzo interessato. Come facciamo noi piloti comunque a gestire questo carrello? Nelle condizioni normali questo carrello viene gestito da una leva che può essere più o meno grande posta all'interno della cabina di pilotaggio. Questa leva è molto semplice da utilizzare, ha due posizioni, una posizione su up e una posizione giù down, quindi ci permette di selezionare il carrello su o il carrello giù. Muovendo questa leva si va ad agire su un impianto che normalmente è un impianto idraulico, il quale impianto idraulico muove la sequenza di questo carrello. È ovvio, viene da sé che la retrazione e l'estensione di questo carrello non è momentanea, cioè non è istantanea, ma richiede un determinato lasso di tempo che varia in base al tipo di aeroplano e in base al tipo di carrello che stiamo appunto considerando. Nelle condizioni normali, quando tutto funziona bene, noi retraiamo ed estendiamo questo carrello entro determinate velocità, che sono velocità massime di estensione e velocità massime di retrazione. Adesso non entro troppo nei particolari perché non è di certo la sede, ma questo carrello deve essere utilizzato all'interno di un certo range di riferimento, soprattutto, ripeto, in termini di velocità. È ovvio che però, essendo un impianto, anche l'impianto carrello può avere dei problemi, quindi il sistema primario di funzionamento del carrello, per esempio, potrebbe per una perdita idraulica non essere attivo. Vediamo qui il primo filmato di un 767 di una compagnia dell'est europeo che qualche tempo fa, qualche mese fa, è atterrato senza il carrello di atterraggio. È incredibile a dirsi, ma ci si è poi resi conto che questo atterraggio, che è avvenuto senza carrello, che in gergo tecnico viene chiamato belly landing, è stato fatto perché ovviamente il sistema principale primario non funzionava, ma in realtà i piloti non si sono accorti di un qualcosa che andava a interagire sul funzionamento del sistema secondario. Normalmente il sistema secondario del carrello, per l'estensione del carrello, è un sistema di tipo meccanico. Mi spiego meglio. Se io devo abbassare il carrello, abbasso questa leva e l'impianto idraulico apre i portelloni posti sotto la fusoliera dell'aeroplano per far scendere le gambe di forza principali e il ruotino anteriore. Se questo impianto idraulico non dovesse funzionare, c'è un metodo alternativo. Questo metodo alternativo, intanto vediamo immagini di atterraggi spettacolari senza carrello, se questo metodo alternativo non funziona, è ovvio che c'è se questo metodo primario non funziona, c'è un metodo alternativo. Il metodo alternativo è un metodo di norma di tipo meccanico, cioè si va ad agire con delle leve e queste leve vanno a loro volta ad agire su delle scatole idrauliche che rilasciano la pressione idraulica e i ganci meccanici del carrello per far sì che il carrello scenda per gravità. Quindi col metodo secondario, nel 99,9% dei casi nei quali abbiamo avuto problemi ai carrelli utilizzando l'impianto principale, il problema è sempre stato risolto. È ovvio poi che c'è una piccola componente di avarie che si possono presentare, che invece neanche con un metodo, col metodo secondario, riescono a essere risolte. E quando queste avarie si presentano, ci si trova nel caso che stiamo guardando, nei casi del filmato che stiamo guardando, quindi in condizioni di atterraggio senza carrello, altresì detto belly landing. È ovvio che un atterraggio di questo genere
qualche problematica in più rispetto a un atterraggio col carrello la comporta. Ma le tecniche moderne di assistenza al traffico aereo, soprattutto da parte degli enti preposti, quindi dei vigili del fuoco, si sono evolute nel tempo. Normalmente, se né col metodo principale né con metodi alternativi si riesce ad estendere il carrello, la pista viene preparata per un atterraggio definito appunto belly landing, senza carrello. Come viene preparata? Normalmente viene preparata con degli schiumogeni. È ovvio che questi schiumogeni hanno due funzioni principali. La prima è quella di attutire l'urto e la seconda, non meno importante, è quella di evitare il propagarsi di eventuali fiamme. Perché? Perché la struttura a contatto con la pista potrebbe comportare l'innesco di alcuni incendi. Tenete conto del fatto che le ali degli aeroplani sono piene di carburante. Il carburante utilizzato dagli aeroplani piccolini, monomotore o comunque dell'aviazione generale, si chiama Avgas ed è un carburante abbastanza volatile, quindi abbastanza che si incendia in maniera abbastanza facile, mentre il carburante utilizzato dagli aerei commerciali per il trasporto aereo si chiama Jet A1 ed, essendo in poche parole un kerosene, è un carburante che sicuramente si incendia in maniera un attimino meno facile rispetto all'Avgas. Inoltre ci sono alcune considerazioni che il pilota fa e sono considerazioni di tipo operativo. È ovvio che quando ci troviamo a fronteggiare un'emergenza al carrello si cerca di trovare un aeroporto idoneo a questo tipo di atterraggio di emergenza. Cosa intendiamo con un aeroporto idoneo? Un aeroporto nel quale avremo una pista sufficientemente lunga per non avere problemi di distanza di arresto e un aeroporto sul quale avremo un servizio antincendio e un servizio di assistenza in caso di emergenza che sia adeguato al tipo di emergenza che stiamo fronteggiando. C'è un altro filmato che vorrei farvi vedere ed è il terzo filmato, dove noi vediamo un elicottero, un CH3, che viene praticamente, che è in avvicinamento a una porta aerea, eccolo qua, e che ha un problema al carrello anteriore che non scende. Vedete il carrello principale che si è esteso, mentre il carrello anteriore non è sceso. Cosa fa questo elicottero? Esattamente come fa l'aeroplano, tende ad appoggiarsi per terra col carrello principale e adesso piano piano si cercherà di estenderlo, visto che qua siamo in ambito militare, queste cose si possono fare, soprattutto perché si parla di elicottero, verrà esteso in maniera manuale per permettere all'elicottero di appontare tranquillamente. Vi ricordo che le immagini che stiamo vedendo sono sempre immagini di estrema razio, cioè sono casi veramente, veramente, veramente poco probabili, cioè difficilmente capita che ci siano problemi di questo genere. Però vi ricordo anche che le procedure che noi abbiamo a disposizione per fronteggiare questo tipo di emergenza sono molto efficaci e sono notevoli, visto che nei casi in cui è successo i problemi sono stati quasi sempre brillantemente risolti. Altre cose sul carrello principali che possiamo dire riguardano fondamentalmente i pneumatici che i carrelli di atterraggio montano. I pneumatici che i carrelli di atterraggio montano sono dei pneumatici di tipo misto. Siccome noi non abbiamo ovviamente sull'aeroplano la possibilità di cambiare tra virgolette le gomme come fanno in Formula 1 in base alle condizioni meteorologiche, il pneumatico che è montato sul carrello di atterraggio degli aerei è utilizzabile in qualsiasi tipo di condizione meteorologica, quindi da piste asciutte a piste bagnate oppure contaminate. Cosa intendiamo con piste contaminate? Intendiamo delle piste sulle quali si è depositata una grande quantità di acqua, quindi delle pozzanghere, insomma piste allagate, o piste addirittura sulle quali, per esempio verso l'ex Unione Sovietica, ci possono essere contaminazioni nevose. Anche qua a Milano, insomma, è successo lo scorso inverno. Il carrello deve essere quindi adattabile a un range di temperature che va da temperature estive a temperature veramente polari e deve essere bene o male performante lungo tutti questi range di temperature, quindi deve garantire l'aderenza necessaria e anche la capacità di smaltire l'acqua per evitare l'effetto di aquaplaning. Inoltre, essendo il carrello composto dai pneumatici, da gamba di forza e anche dai freni, che nella foto si intravedono ma sono
tra le due ruote principali, quindi in mezzo abbiamo il disco dei freni con le pinze, deve essere in grado di resistere ad elevate temperature di utilizzo. Perché? Perché l'aereo viene fermato fondamentalmente con due metodi, con degli inversori di spinta che sono posti sui motori e che invertono il flusso, diciamo, all'interno del motore per far sì che il motore, anziché spingere l'aereo, lo freni, quindi lo fermi, che soprattutto viene fermato l'aeroplano tramite appunto i freni classici, che sono un po' come i freni che abbiamo sulle macchine. I freni non sono posti nel carrello anteriore che vediamo nella foto, ma soltanto nel carrello principale. E andando questi freni, essendo freni al carbonio come quelli che si utilizzano per esempio in Formula 1, andando a temperature molto elevate, è necessario che tutta la struttura attorno al freno, pneumatici compresi, sia in grado di lavorare ad elevate temperature. Parliamo di temperature che possono oscillare tra i 200 e i 400 gradi centigradi, quindi temperature non indifferenti. C'è un sistema di protezione che viene posto su pneumatici, si chiamano fusible melting plugs, cioè sono dei tappi che a una certa temperatura, piuttosto che far esplodere il pneumatico, si sciolgono facendolo sgonfiare. Mi spiego meglio: se viene effettuato un atterraggio e i freni vengono particolarmente surriscaldati perché sono stati sollecitati molto, oppure perché la temperatura esterna è molto calda e c'è poco raffreddamento, questi melting plugs si sciolgono facendo sgonfiare la gomma prima che la gomma esploda appunto per una sovratemperatura dell'impianto frenante. È ovvio che questo è un accorgimento tecnologico non da poco, perché sicuramente è meglio avere un pneumatico sgonfio che un pneumatico completamente danneggiato e che quindi comporterebbe magari qualche problema di controllabilità in più per l'aeroplano. Spero di essere stato esaustivo su ciò che avete chiesto circa l'impianto carrello. So anche che avete postato, come al solito, qualche foto da discutere, e quella di oggi ce l'ha postata Martino da Stresa. Martino da Stresa in realtà ce n'ha postata più di una e ci chiede che tipo di aeroplano sia questo e perché abbia l'ala al contrario. Allora, tra virgolette, possiamo dire ala al contrario. Ala al contrario è un termine non molto tecnico. Utilizzando un termine tecnico, possiamo dire che quest'ala ha una freccia di tipo negativo. Cos'è la freccia dell'ala? La freccia dell'ala è l'angolo compreso tra l'asse trasversale, non so se vi ricordate la trasmissione che abbiamo fatto sui comandi di volo, comunque sull'asse che taglia a metà l'aeroplano, diciamo, quindi passa tramite il baricentro e divide la parte anteriore dalla parte posteriore dell'aeroplano, e la corda, il profilo dell'ala, in poche parole. Vedete che in questo caso, su questo aeroplano, sul Sukhoi 47, è rovesciato. Questo tipo di ala a freccia negativa, che non è molto convenzionale, infatti questo aeroplano è arrivato alla fase sperimentale ma poi non ha volato nell'operatività militare, è utilizzata quando sull'aereo stesso vengono montate anche altre soluzioni aerodinamiche, che lì vedete chiaramente nella foto vicino alla cabina di pilotaggio, chiamate canard. Allora, questa soluzione aerodinamica è utile per aumentare la stabilità e la controllabilità dell'aeroplano. Cosa intendiamo dire con questo termine? Questa soluzione aerodinamica permette a questo aeroplano di essere manovrato in piccoli spazi, un pochettino come un aeroplano che invece ha sempre queste alette anteriori che si chiamano canard, ma che comunque invece ha una freccia classica, quindi come quella dell'aereo che vedete sopra, una freccia positiva, l'Eurofighter Typhoon. Quindi normalmente, in dotazione anche alla nostra aeronautica militare, normalmente quando abbiamo soluzioni di questo genere aerodinamiche si cerca di avere una controllabilità elevata dell'aeroplano. Vi ricordo che la controllabilità dell'aereo e la capacità dell'aereo di volare a velocità supersonica, quindi di andare molto velocemente come gli aerei militari, sono due fattori in antitesi, inversamente proporzionali. Spero di essere stato chiaro e di aver chiarito i dubbi del nostro amico Martino. Bene, anche oggi penso che il tempo a mia disposizione sia scaduto. Io, come al solito, vi invito a postare su Facebook le vostre domande, a mandarci le mail, a chiedere quello che volete visitando sempre il nostro sito di Space TV, e vi aspetto qui a In Volo col Pilota per la prossima puntata. Come al solito, stay engaged. Ciao a tutti.